Anna Maria Furlan, dalle sue dichiarazioni di ieri sera, dalle interviste questa mattina ai quotidiani, emerge una, la definirei relativa soddisfazione rispetto all'accordo trovato ieri, ma anche la preoccupazione per la frattura sindacale. Anna Maria Furlan. Ma guardi, noi siamo assolutamente soddisfatti invece del lavoro che insieme alle altre organizzazioni sindacali al governo abbiamo fatto. Ed era importante che alla fine del negoziato si portassero a casa risultati. L'azione sindacale si misura anche dai risultati e credo che aver bloccato l'aspettativa di vita per 15 categorie che svolgono lavori particolarmente gravosi, aver istituito una commissione che in questi mesi verificherà per ogni mestiere la vera aspettativa di vita, in modo da poter anche ampliare con base scientifica queste categorie, sia la risposta ai bisogni di tanti lavoratori e tante lavoratrici che altrimenti avrebbero visto spostare ulteriormente avanti l'asticella della propria Furlan, perché la CGL dice per le donne giovani in realtà c'è pochissima, è stata persa una grande occasione? Ma guardi, io credo che per le donne ci sia una risposta iniziale parziale, 6 mesi per figlio, per le donne che accedono all'APE social è una prima risposta, non a caso proprio nel verbale che ieri il governo ha presentato del lavoro svolto, cioè l'impegno di iniziare da subito a lavorare perché quei 6 mesi diventino un anno. Per i giovani lo stesso accordo dice che con impegni molto precisi e anche come indirizzi dettagliati sul che fare, va da subito iniziato un lavoro per ricostruire per il futuro una pensione dignitosa per i giovani. Ma oggi io credo che la vera emergenza che ha un giovane di 30 anni, 25 anni, che non trova lavoro non sia sapere oggi tra 30 anni come sarà la sua pensione. Innanzitutto troviamogli il lavoro. Allora, Anna Maria Furlan, le leggo un po' di messaggi, poi come sapete saranno l'apertura della seconda parte dopo il GR1 delle 8, perché raccogliamo le vostre voci, i vostri WhatsApp audio, ma insomma riassumo un po' le critiche e le posizioni che stanno emergendo in questi minuti, Furlan. Anzitutto il dispiacere per qualcuno, il dolore della spaccatura sindacale. Vi assumete, dice un'ascoltatrice, la responsabilità di dividervi dalla CGL e quindi di combattere le battaglie per il lavoro e per i lavoratori da un fronte più debole. E poi molte donne, ne leggo una per tutti, è vergognoso per le donne che lavorano in ufficio, in fabbrica, in qualsiasi altra parte, devono fare anche le badanti a familiari disabili, insomma i lavori di cura familiare, in realtà andranno in pensione a un'età altissima e si nega alle donne la funzione sociale che svolgono all'interno della famiglia e della società. Poi c'era un paio di passaggi anche qui sulle distinzioni fra professione e professione e le iniquità che si determineranno con la scelta dell'accordo fra governo e un pezzo del sindacato. Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Ma guardi, io credo che intanto ci voglia un po' più di informazione. Già l'anno scorso con l'APE sociale noi abbiamo dato la possibilità di uscire prima, di andare prima in pensione proprio alle persone, per la verità uomini e donne, impegnati ad accudire e quindi a svolgere un lavoro di cura dentro la loro famiglia quando si presentano situazioni di handicap grave per i figli o per i genitori dentro all'ambito familiare. Detto questo, non c'è dubbio che questa risposta è parziale. È parziale perché le risorse che si possono oggi investire sono risorse limitate, anche se 300 milioni è corretto, Furlan. 300 milioni sì. Per questa specifica manovra, ma in tutto sono 7 miliardi di investimenti sulla previdenza. In realtà queste 15 categorie che abbiamo individuato sono i lavori
palesemente gravosi, sì. Lavorare in edilizia, fare l'operaio agricolo, lavorare in fusione, sì, conciatori, in siderurgia, sì. È evidente che sono lavori gravosi. La commissione che dovrà entro settembre definire mestiere per mestiere, sì. Qual è l'effettiva aspettativa di vita, ha proprio questo compito di verificare con dato scientifico e allargare questa platea. Ecco, Fulana, a questo proposito mi sembra un numero importante. Lei dice siamo riusciti ad estendere, a escludere i lavoratori, appunto al riparo dallo scatto dei 67 anni, ad escludere questo scatto per 25-30 mila persone. La Susanna Camusso, la CGIL, nei giorni scorsi parlava di 5 mila. Quante sono effettivamente? Poi magari anche Leonardi su questo ci aiuterà. Fulana. Il governo ha dato questo dato che è una platea ovviamente ipotetica di chi vuole accedere, sì. Alla pensione e che è in queste categorie. Quello che però io vorrei fosse chiaro. Molto chiaro e che credo sia importante cogliere. Di manovra finanziaria noi stiamo correggendo fondamentalmente la legge Fornero. Certo, tutto subito era impossibile farlo. Io non so la lettera che arriverà dall'Europa, sì. Ecco, che problema ci porrà. Credo che però quando si fa una trattativa, un negoziato e arrivano i risultati a pochi giorni dalla definizione della legge finanziaria, il risultato vada colto, le risorse vadano blindate su quel tema, perché se non avessimo fatto questo, il tema della previdenza sarebbe inevitabilmente piombato in campagna elettorale alla prossima legge finanziaria, alla prossima legislatura, e lo scatto dell'aspettativa di vita sarebbe inevitabilmente ed inesorabilmente scattato per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Segretaria generale della CISL, grazie per la sua presenza a Radio Anch'io.